YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lalla e anche oggi faremo una teoria sul nostro gioco non gioco preferito, Yandere Simulator. Più specificatamente, la teoria di oggi riguarderà un metodo di eliminazione specifico, cioè il matchmaking tra una rivale e il suo suitor. Investigheremo infatti le identità di questi misteriosi suitor e penseremo a quale suitor assegnare per ogni rivale. Però oggi non sono sola, infatti a farmi compagnia c'è Cinnamon Da, che è il suo username su Tumblr, e lascerò il link del suo profilo in descrizione in modo che possiate andare a vederlo. E ora cominciamo con la teoria. Dato che il matchmaking fa parte della lista di metodi di eliminazione disponibili per ogni singola rivale, sappiamo che dovremo avere 10 suitor disponibili. E siccome Dev ha fatto capire abbastanza bene che non ci saranno molte coppie LGBT nella scuola, noi prenderemo in considerazione solo gli studenti maschi. E dopo aver esaminato attentamente i profili di tutti i personaggi maschili della wiki, abbiamo compilato una lista di 8 personaggi con la crush punto interrogativo: Iruka Dorufino, Kakakusha, Kyuji Konagawa, Shinigaku, Shoku Tsuburaya, Toga Tobara, Tsuruzo Yamazaki e Umeshi Kizuguchi. Questi saranno i nostri possibili suitor. Avrete notato che ci sono meno suitor che rivali e le opzioni mie per spiegarlo sono 3. Gli altri 2 suitor sono 2 studenti che hanno ancora nessuno come cotta e saranno aggiornati in futuro. Dovrebbero essere implementati altri studenti, e questo lo dubito perché la scuola è già piena fino all'orlo. O certe rivali non avranno studenti come suitor, ma membri della facoltà. Prima di cominciare con la teoria vera e propria, bisognerebbe discutere di uno studente che sarebbe stato messo in questa lista fino a poco tempo fa, Budo Masuta. Per 3 anni filati, dal 2016 a inizio 2019, la sezione crash del profilo di Budo conteneva dei punti interrogativi. Per qualche motivo, però, da febbraio di quest'anno la sua cotta è tornata a essere non. Probabilmente Budo è ancora innamorato di Raibaru e mettere i due insieme renderà eliminare Osana più semplice, e la ragione per cui Budo non abbia più una cotta è per non confondere i fan e far pensare che lui sia il suitor di una rivale. Dato che i punti interrogativi si traducono in personaggio non nel gioco, ad esempio il profilo di Riku diceva chiaro e tondo che lui aveva una cotta per Kokona, dovevamo solo farglielo ammettere. Anche se all'inizio ero sicura si sarebbe trattato di Toga, perché Osana viene scritta da Dev come una ragazza che incoraggerebbe il suo partner a trovarsi come professione qualcosa che gli piace, e il profilo di Toga dice che lui come Taro non ha un'idea precisa di cosa fare nella vita. Ma ora ho cambiato idea e penso che il suitor di Osana sarà Kyuji Konagawa. Questo per una ragione un po' particolare: i suoi capelli. Leggendo alcuni commenti sulla wiki e su Reddit, ho scoperto che Kyuji ha un secondo taglio di capelli diverso da quello mostrato dal gioco, una coda di cavallo. Questo taglio di capelli e il suo originale sono intitolati Suitor 1 e Suitor 2, però so che in sé non è una prova che Osana e Kyuji siano destinati a stare insieme. Ma quello che mi convince che Kyuji sia il suitor più probabile e che è fra gli 8 candidati è quello che contiene più informazioni su di sé, la backstory più dettagliata e appunto questi 2 tagli di capelli, che secondo me sono la prova decisiva. Anche io credo che Kyuji sia il suitor di Osana. Alla fine la logica di Yandere Dev è di mettere già nel gioco le cose che gli servono prima di cominciare a lavorarci sul serio. E ha detto che il suitor sarà una delle cose su cui lavorerà in questi giorni. Anche un modello in più fa la differenza. Parlando dei suitor delle leader dei club, la mia teoria non è molto originale. Penso che Yandere Dev metterà insieme le leader e i vice leader. Dopotutto per ogni rivale c'è un possibile suitor nel suo club. E per la maggior parte sono tutti descritti come persone di cui la rivale in questione si fida molto.
circa. L'unico a essere molto diverso in aspetto dalla rivale capo del suo club è Iruka, che fra l'altro non è nemmeno il vice leader, il che potrebbe significare che lui non sia davvero suitor di Asu, ma non ho altre idee riguardo a lui e abbiamo molte poche info su Asu per stabilire come potrebbe essere il suo suitor ideale, quindi mi arrangerò con Iruka. Amai e Shoku mi sembrano molto probabili dato che sembra abbiano già una forte intesa. La stessa cosa vale per Oka e Shin. Kizane e Turuso non mi sembrano fatti l'uno per l'altra perché sono davvero troppo simili. Ma come Iruka non so con quale altri rivali potrei mettere Tsuruso assieme. Un problema che sorge con queste coppie e del quale ho visto molta gente lamentarsi e che sono troppo ovvie dato che rivale e suitor si assomigliano così tanto. Purtroppo sappiamo che Def non è un campione di originalità, quindi non credo cambierà il design dei suitor per renderli un po' più diversi. Su Muse e Mina non mi voglio soffermare molto perché personalmente non mi piace l'idea di far fidanzare insieme studenti e facoltà e secondo me entrambe avranno un suitor adulto che deve essere ancora implementato e che magari sarà un sostituto come loro. Osorio e Umeji mi sembrano anche loro una coppia con molta intesa, anche perché è ovvio già dall'introduzione dei delinquenti che lui la stimi e ammiri moltissimo. Dato che Osorio, nonostante la sua personalità dura e combattiva, si è innamorata di un ragazzo pacifico e tranquillo come Taro, credo che Ayano dovrà convincere Umeji a tornare come era prima di conoscere Osorio, perché ricordo di aver sentito Yandere Dev menzionarlo da qualche parte, anche se non mi ricordo in quale video fosse. Questo avrà delle grosse conseguenze quando lei tornerà a scuola, però non sappiamo se queste conseguenze saranno a nostro favore o sfavore, quindi io voglio continuare a pensarla come una cosa positiva. Io penso che queste rivali, da Amai e Osorio, non avranno un suitor. Secondo me il matchmaking servirà solo alle rivali a cui Taro è più vicino come metodo di eliminazione specifico. Ad esempio penso che Amai potrebbe essere avvelenata, Kizana uccisa con i sacchi contrappeso nel teatro, Oka con un rituale, Asu affogata e così via. Tutti gli altri ragazzi con i punti interrogativi saranno probabilmente solo qualcosa usato per confonderci, non sarebbe la prima volta che Dave fa una cosa del genere. È stata la rivale più difficile per la quale decidere un suitor, ma ora sono quasi del tutto certa si tratterà di Toga, perché come ho detto prima, Toga e Taro si assomigliano molto in termini di personalità, essendo entrambi persone solitarie con nessuna idea specifica di cosa fare per il futuro. Anako sicuramente avrà un suitor, è la sorella di Senpai, quindi il suo metodo di eliminazione specifico sicuramente sarà qualcosa che non le farà del male, perché Senpai tiene troppo sia a lei che Osana. Poi, visto il suo carattere dolce ma determinato, riuscirebbe a far trovare a Toga una passione da seguire come carriera. Riguardo a Megami, Kaga mi pare praticamente ovvio. Non per la sua intelligenza o il suo carisma, ma perché è letteralmente ossessionato da lei e dalla sua famiglia. Anche se penso che non provi effettivamente amore per Megami, il che renderà il metodo molto più difficile dei precedenti, senza contare che Kaga già stalkerava Megami in passato, quindi i due non saranno in ottimi rapporti. Però il fatto che i due non siano completamente compatibili ha senso, perché Megami sarà sempre in ogni caso, con ogni metodo di eliminazione, la rivale più difficile. E questo è tutto. Questa teoria è stata molto più breve delle solite, forse perché non esistono ancora molti indizi che possono aiutare i fan a capire l'identità di tutti i suitor. E nel fandom di Yandere Simulator non importa tanto quanto sia canon una ship se la vuoi shipare. Lala spera che le nuove sprite che ha disegnato per se stessa e anche quelle disegnate per me vi siano piaciute, vi ricorda di leggere la descrizione per trovare molte info utili, fra cui il link al mio Tumblr. E vi ringrazia per aver preso il tempo di guardare questo video. Alla prossima!